questo è il materiale che viene utilizzato. Quindi questo è il materiale che è stato usato per metropolitane, per tutti gli uffici pubblici. Materiale di ottima, diciamo, qualità, non è materiale scadente, è materiale di ottima qualità. Questi chip serve che il bastone viene usato sopra, no? E dal sensore al bastone. È un percorso. Quindi praticamente il chip consente di sentire qualcosa, lo sente solo attraverso il bastone. La vibrazione. Quindi tutto è tutto certificato e questo verrà messo su tutti gli attraversamenti pedonali di questa via. Diciamo quelli là che si chiamano. Dove sta l'attraversamento? Ovunque c'è un attraversamento, c'è sta uno di questi. Questo è la fine praticamente. Questo è il pericolo. È un'indicazione. L'indicazione di pericolo. L'ultima è l'indicazione di pericolo. Dove vedete le palline, queste qua, sono i pericoli. Diciamo che si deve fermare. Si deve fermare. Poi dove vedete sono le strisce e servizio. Un servizio che lui deve attendere e poi può passare. È un fermo, è un servizio. Ma questi sistemi non dovrebbero essere accompagnati pure da semafori specifici? No, perché il percorso già ti dice tutto, semaforo non serve. Il suo percorso semaforo non serve, perché è già un percorso dello stupro. Poi si passano un po' più strisce pedonale, uno che sbatte con l'aria può sbattere pure uno che ci vede. Certo. Come funziona? Qua là di paese, può cassare militare, no? Ma quando uno passa, in macchina si hanno fermato. Certo, si hanno fermato. Allora, è vedendo, forse sta gruppo telefonino in mano, poi sempre sbattere in mano. Ma io non lo so, vedete, quindi fai... ancora c'è una fuga per fare un telefonino in mano, pensa che me ne hanno fatto. La macchina è tutta a posto. Ma che poi c'è la massa complica. Perché i grani hanno fatto a telefonare. E se, quello uno ha da te, rispetti e chi te non può bene, noi chi là. Pochissimo problema che teniamo. Diciamo che in questo caso dovrebbe essere rispetto di tutti quelli che attraversano il strisce. Sì, però chi non l'ha che te non può bere in modo particolare. È lui che non ci abituiamo in coppa certe situazioni, non è qua per l'Italia, non è manca lui su per l'Italia. L'Italia non funziona troppo. Avete già completato la parte di dietro? No, dobbiamo fare ancora 40 minuti. Stiamo lavorando per non dar problemi alla gente. E come tempi, quanto pensate che finite completamente? Domani finiamo. Vi posso fare un'ultima domanda? Ma dall'altro lato è previsto? Sì. O è soltanto questo lato? Quindi da tutti e due i lati è previsto? La campagna al contorno. Quindi finito di qua, cominciate di là. E tutto questo entro domani praticamente. Noi lo facciamo dopo.